Una strada sui monti che dall'Alta Val Bisagno porta all'inizio della Fontana Buona, lunga 9,5 km, i primi due terzi del tracciato nel comune di Bargagli e l'ultimo in quello di Lumazzo. È la provinciale 82 di Sant'Alberto, piccolo ma prezioso collegamento per molte località e frazioni della zona, che però sul versante fontanino a Ferriere era stata gravemente danneggiata e resa impraticabile dalle alluvioni degli anni scorsi, come tantissimi altri tratti della viabilità metropolitana. Qui a Ferriere, diciamo, tra la provinciale 82 di Sant'Alberto e la 225, cos'era successo durante le alluvioni, ingegnere? Nel 2014 era crollata la sede stradale dell'82 di Sant'Alberto, con interessamento del piazzale della stazione di servizio lungo la SP225 dalla Fontana Buona, e quindi era stata interrotta la strada 82 di Sant'Alberto, e che era stata subito chiusa. La strada era rimasta aperta fino sul lato di Bargagli, ma non era più percorribile dal lato della Val Fontana Buona. E ora l'intervento in corso in cosa consiste? L'intervento a progetto ha previsto il consolidamento della sede stradale sulla 82 di Sant'Alberto, con la realizzazione al piede della scarpata di una serie di terre armate, quindi rinforzo del materiale terroso esistente con integrazione di materiale arido proveniente da tuvenante di fiume e di cava. Terre armate che sono sostanzialmente delle gabbie metalliche con all'interno questo materiale per consolidare e proteggere. Sì, ci sono delle gabbie metalliche che fungono da cassero, quindi sostanzialmente hanno la funzione di dare la forma al cassero, a queste gabbie. All'interno sono presenti delle guaine formate di base poliuretanica, che danno la resistenza a trazione al materiale terroso di cui vengono riempite. Con questo intervento si permetterà quindi la ripresa del traffico sull'SP82 e il riutilizzo della stazione di servizio da parte degli utenti. Per consolidare e rimodellare la ripida parete fra la provinciale di Sant'Alberto e il piazzale di una stazione di servizio lungo la provinciale della Fontana Buona, la città metropolitana di Genova ha realizzato con l'impresa vincitrice dell'appalto una struttura di circa 160 metri quadrati in terre armate, alta fra i 4 e i 5 metri, e ricostruito il versante franato con uno speciale escavatore da parete, il ragno, che prepara anche il canale per la raccolta e il drenaggio delle acque. Le terre armate hanno una base solida che è data dal piazzale della stazione di servizio sulla quale sono state poggiate. Sicuramente queste terre armate hanno la funzione di stabilizzare il piede del versante. I lavori che l'impresa sta eseguendo adesso è quella di riprofilare il versante, quindi la scarpata, e successivamente sarà necessario una regimazione delle acque con la posa di un canale alla base della scarpata, finalizzato a raccogliere le acque di ruscellamento. L'acqua che proviene dal versante verrà raccolta da questo canale, che verrà posto sulla testa di questa struttura di terre armate, e raccoglierà le acque che proverranno dalla scarpata e le allontanerà appunto per evitare che provochino altri danni. Quanto è l'importo, diciamo, di questo intervento ormai quasi realizzato? L'importo complessivo delle opere si aggira sui 90.000 euro e comprende appunto la realizzazione della struttura di sostegno in terre armate, la riprofilatura del versante, gli interventi di regimazione delle acque, la realizzazione di una cunetta, appunto un fosso di guardia a monte, a valle della strada, e la riprofilatura della sede stradale a monte. Bene, ora andiamo anche sulla provinciale 82 di Sant'Alberto a vedere appunto la strada che è tornata, diciamo, con una carreggiata consolidata. E questa era la provinciale di Sant'Alberto dopo l'alluvione. Era rimasta l'ultima strada ancora chiusa dopo centinaia di interventi realizzati con gran fatica per i pesanti tagli ai bilanci dalla città metropolitana su frane e crolli che avevano devastato la sua rete viaria nel 2014 e 2015. Ora, con gli ultimi lavori, quasi al traguardo, anche la provinciale 82 potrà essere riaperta sul versante di Lumazzo.
Dall'altro possiamo vedere anche la ripidità di questo versante, quindi anche l'impegno per risanarlo. Ora anche la carreggiata è stata consolidata. Sì, la carreggiata per ora rimarrà sterrata aspettando gli assestamenti del sottofondo stradale. Dopodiché si procederà con la bitumatura e soprattutto la posa delle barriere stradali. Il lavoro sarà completato, ci diceva prima l'ingegnere Avera, anche con un altro piccolo intervento un po' più a valle, dove c'è un altro cedimento da consolidare. Sì, più avanti c'è poco prima di un valletto, di un impluvio naturale, c'è un altro cedimento che provvederemo a consolidare sempre con un intervento con le terre rinforzate, molto più piccolo, molto più ridotto come sviluppo, però nelle prossime settimane provvederemo anche a quello. Che tempi di lavorazione richiederà? Beh, questo ulteriore intervento sarà intorno alle 2 settimane. Quindi la provinciale di Sant'Alberto quando potrà essere riaperta al transito normale? Beh, io credo, salvo imprevisti, nel giro di per la metà di luglio dovrebbe essere riaperta, perlomeno con delle limitazioni, appunto perché il fondo stradale rimarrà per qualche tempo sterrato.